Buongiorno a tutti. Un follower mi ha fatto notare che manca il segno dei gemelli e io volentieri lo accontento. Vi ricordo che se non ho, non mi viene chiesto, io non lo faccio perché è divertente chiacchierare con voi, ma porta via del tempo, quindi se c'è qualche richiesta, volentierissimo, vi aiuto. Altrimenti non lo faccio, quindi non lo troverete se non me lo chiedete. Allora, e mi scuso anche per la voce, non sto proprio benissimo. Esattamente quello di cui doveva soffrire il Capricorno l'ho beccato, sono stato bravissimo. Ok, allora, il segno dei gemelli. Questo è riferito al 5 ottobre, la mia ruota dello zodiaco. E come vedete, la Luna nei primi giorni ha lasciato il segno dei gemelli. Per fine mese, naturalmente, tornerà perché il ciclo lunare è 28 giorni. E ci sarà un'eclisse nel Toro, ma questo l'abbiamo già detto un po', di volte. E dall'altra parte ci sarà l'eclisse di Sole in Bilancia. Ok? Bilancia con l'Acquario e l'altro segno d'aria, quindi tipico amico dei gemelli. In realtà, se vedete, i segni stanno all'interno di un triangolo. Questo è il motivo per cui si susseguono in questa maniera. Allora, iniziamo guardando un po' dove sono i pianeti. Marte in Bilancia, fra un po' passerà in Scorpione. Anzi, esattamente passa in Scorpione il 12. 13 a mattina vi troverete completamente scarichi di energia, anche se questa fase non dovrebbe darvi troppo fastidio perché è già una cosa calante. Ok? Quindi il Venere esce, come abbiamo già detto, dal segno del Leone, dove è stato un sacco di tempo a causa del moto retrogrado, e nel segno della Vergine vi fa forse un po' più bene che nel segno del Leone. Allora, una cosa importante, c'è anche Mercurio nella bilancia e ci resterà per un po' questo mese. E una cosa importantissima è iniziare a lavorare su voi stessi. Perché? Perché questo cielo vi racconta come dovete assolutamente compiere un'escalation nei vostri doveri. Ok? Cioè, dovete cominciare a dire: ok, queste sono le cose che io faccio, voglio salire a livello successivo, è un buon momento per impegnarsi. Questo ce lo racconta il Sole, che fra un po' arriverà dall'altra parte dello zodiaco e quindi sarà parecchio fastidioso, ma ce lo racconta anche Mercurio, perché Mercurio è il portatore delle notizie. Che dopo un bel po' di tempo che ha rallentato tutta questa comunicazione, ha rallentato le amicizie, ha rallentato tutta quanta una serie di cose, ora si sblocca e vi aiuta in questo ambito. Quindi presa di coscienza di ciò che siete e presa di coscienza di come dovete avanzare. Dicevamo di Venere prima, perché a molti di voi interessano soltanto la parte sentimentale. Io vi invito per una buona vita, almeno a livello astrologico, a dargli il peso che ha, cioè circa un terzo di tutta la vostra felicità. È vero che i sentimenti sono importanti, ma insomma, e non è che per ogni due di picche che prendete, i gemelli ne hanno presi un po' negli ultimi mesi. E dovete scoraggiarvi, non funziona così. Le stagioni dell'amore hanno gli inverni, hanno gli autunni, hanno le primavere, hanno l'estate, quindi è un ciclo anche quello. Vi consiglio di non preoccuparvi. Però Venere va a mettersi sicuramente in un aspetto non bellissimo rispetto al vostro sole nativo. Dovete sempre pensare, anche se voi non vedete niente nel segno dei gemelli ora, dovete pensare che Lilith, che sì, Lilith è nello stesso punto. Dovete pensare che Venere fa un aspetto con il Sole dove siete nati, che deve essere necessariamente, se siete dei gemelli, tra questo punto e questo punto. E quindi sostanzialmente quella Venere va in quadratura al Sole,
Ora, dal punto di vista dell'oroscopo segni solare, questo ha un senso. Vorrà dire che è più facile essere presi in giro, è più facile essere attaccato da persone che vogliono soltanto usarvi, questo è chiaro da questo zodiaco. Attenzione, perché potrebbero usare come molla l'istinto, cioè il sesso. Fatevi affascinare poco da quel tratto della personalità, che è l'inclinazione sessuale. L'inclinazione nel senso la predisposizione a ragionare, magari ad innamorarsi più con la pancia, se vogliamo dirlo, che con la testa, cosa normale, legittima, va bene, e però sarete attaccati facilmente da quel lato lì, quindi cercate di limitare questa cosa qua, cioè non andate, tra molte virgolette, con qualcuno che cerca di prendervi da quel lato lì, perché sarà una grossissima delusione, e questo ce lo racconta sia Venere in quella posizione che Lilith, che come vediamo sono opposti, sono in quadratura al segno al sole nel segno. Andiamo avanti un po' e cerchiamo di capire un po' questa eclissi che avverrà nel segno della bilancia, che cosa vuol dire questa eclissi. È abbastanza complesso per il segno dei gemelli, perché se vedete all'opposto dello zodiaco c'è anche Saturno, ok? Che è questo qua. Quindi Venere non solo è opposta al vostro sole nascente, ma è anche opposta in quadratura al vostro sole nascente, ma è anche opposta a Saturno. Che vuol dire? Che l'aspetto di rivoluzione, di cambiamento di questo sole sarà ritardato, se non fermato, nei campi che riguardano gli affetti. Ok? Quindi vuol dire che non ci sarà nessuna rivoluzione epocale, come per qualche segno di cui abbiamo parlato, perché c'è questo influsso di Saturno, che peraltro è anche in modo retrogrado, quindi direi che non c'è scampo da questo punto di vista. La situazione sentimentale non si avvarrà di quello che questa eclissi porta un po' a tutti i segni, e quindi non ne sentirete sostanzialmente l'effetto. Da un certo punto di vista questo non è completamente sbagliato, perché se ci sono delle storie traballanti, ma qui tenete moltissimo, è il momento di provare ad aggiustarle, perché probabilmente questo cielo fa in modo che voi sembriate ancora sperduti ed eviterà che la persona amata possa avere pensieri di lasciarvi. Quindi se dovete riparare qualcosa, questi strani aspetti non potranno che farvi bene. Questo vale per quanto riguarda gli affetti. Per quanto riguarda invece il lavoro e le finanze, beh sì, lì una piccola rivoluzione ci potrebbe essere. Come ho già detto, i pianeti sono strutturati in maniera che la rivoluzione potrebbe essere più interna che esterna. Cioè potreste accorgervi che magari il vostro attrezzo di lavoro non è così all'avanguardia. Questo l'ho già detto per quanto riguarda gli altri segni d'aria, l'acquario per esempio, no? Potreste accorgervi di questa cosa, oppure se insegnate, che il vostro sistema didattico forse ha bisogno di una revisionata, se siete musicisti, e forse è ora di provare qualcosa di nuovo, perché è molto probabile che quello che facciate di artistico vi abbia ampiamente stancato. Quindi questa è una cosa abbastanza importante. Ottobre per i gemelli di solito è anche un mese abbastanza spirituale, quindi ritrovatevi, come ho consigliato al Sagittario e comunque a tutti i segni dell'arco invernale. Andate a cercarvi anche un pellegrinaggio, se seguite quella fede, ma se seguite un'altra fede, anche indù, andate a visitare il Tempio. Questo vi aiuterà moltissimo, perché è un momento in cui, come dicevo, ciò che chiedete ha una maggior possibilità di realizzarsi, come se le porte del cielo s'aprissero. Questa metafora mi è sempre piaciuta di questo periodo. E questo periodo sarà tra il 14 e il 20, quindi ritagliatevi un momento per essere estremamente
spirituali. Non date adito alle dicerie, perché è un momento in cui su di voi si possono fare tanti pettegolezzi, soprattutto perché questa Venere, come già vi dicevo, che è un aspetto importante, non togliamogli troppa importanza, vi renderà antipatici e soprattutto sembrerete distanti. In realtà, voi siete semplicemente alla ricerca di fare, cioè siete nel mood di fare il meglio possibile il vostro lavoro. Però questa cosa qui sembrerà scostante per i vostri interlocutori, quindi cercate di tenere un atteggiamento anche conciliante verso le persone, non isolatevi ancora di più perché quello farebbe parlare veramente male di voi. Gli astri ci sono perché questo accada e quindi state tranquilli. Non è un periodo fortunatissimo dal punto di vista della fortuna pura. Io per la fortuna pura di solito intendo i numeri del lotto, però perché quelli sono solo fortuna. Perché esiste poi una fortuna che noi ci facciamo, però qui vale un pochino il concetto che ripeto molto spesso, che ho inventato letterariamente, che ero ragazzo, ma è una delle poche cose che non smentisco, della pagina bianca e della pagina nera. Cioè, se voi sfogliate un libro e immaginate che questo libro abbia una pagina bianca e una pagina nera, voi leggete la pagina nera e dopodiché la pagina bianca può risentire dell'influsso di quello che c'è scritto nella pagina nera, ma potrebbe essere completamente qualcosa di diverso. Potrebbe essere un fine capitolo, potrebbe essere una descrizione aggiuntiva di quello che c'è nella pagina nera, potrebbe essere un racconto che inizia nuovo. Quindi questa sfortuna, questo essere all'interno del destino, più di quanto normalmente siate, è un momento sicuramente interessante per capire questa cosa di voi. Molti gemelli, soprattutto quelli che sono nati negli anni 70, adesso potrebbero avere tutta quanto una serie di svolte alla loro vita. Allora, i gemelli nati alla fine degli anni 70, quindi un po' la mia generazione, anche quella prima, diciamo dal 72, hanno avuto dei transiti generazionali non stupendi, diciamola questa cosa qui, e quindi molti di loro si trovano a dover ancora compiere quella che è la loro vita. Non hanno un lavoro stabile, non hanno pensato, perché una cosa è avere i soldi per comprare una casa, una cosa è pensare di comprarla, due cose completamente diverse. Non hanno avuto quei sentimenti di scavallare la vita, cosa che succede intorno ai 50 anni. Bene, in quest'anno, nel prossimo, in quello che verrà, questo sentimento sarà estremamente radicato e il Gemelli lavorerà come se questa cosa fosse una missione. Ok? Quindi donne e dei gemelli che volete farvi una famiglia, che magari avete anche un'età non giovanissima, cioè avete più di 40 anni, ecco, poi a 40 anni sei giovani per carità, però ve la metto così, arriverà adesso questo momento in cui comincerete, c'è tra poco l'orologio biologico, capisco che qualcuno dice vabbè, questi sono quarantenni, l'orologio biologico non c'entra quello c'entrerà sicuramente, ma sono cose personali, mentre qui invece qua stiamo parlando dello zodiaco. Cominceranno veramente a capire che è il momento di trasformare la vita in qualcosa di più complesso. Perdonatevi, è una complessità che vedo io, complessità nel senso che le decisioni che prima si possono prendere da soli, ora bisogna cominciare a mediare e prenderle con gli altri, dove per gli altri intendo naturalmente il rapporto di coppia. Quindi potrebbe succedere a queste persone che qualcuno che ha deciso sempre per se stesso, e che magari all'interno di una coppia, anche di un matrimonio, stava benissimo, potrebbe avere questa grande crisi di tipo familiare, di pensiero, per cui potrebbe iniziare a collaborare. Quindi un'ottima fortuna per chi è dall'altra parte, sicuramente, soprattutto se è del segno del leone o sagittario, e se siete del capricorno invece scappate. Però è un momento buono, è un momento in cui i gemelli probabilmente per questo e anche per questioni di lavoro si faranno risentire con altre persone. Quindi
Ora, gemelli, io sto parlando del vostro segno, quindi vi dirò, non cascate in questa trappola, perché è facile che alcuni segni, come la bilancia o il toro, vi dicano di sì se vi ripresentate, ma voi non lo fate. Come diceva un grandissimo astrologo dell'Ottocento, se le navi sono affondate, non si vede perché bisogna ritirarle su. Molto filosofica questa frase, la nave c'entra con i transiti nel cielo e in particolare c'entrava con un transito di Giove all'epoca, però il concetto è un po' questo, cioè non vi andate a ripresentare perché è capace che vi riprendono. Se vi interessa un amore riscaldato o vi piacciono le cose del giorno prima fatte a pezzi e ribollite, bene, è il momento buono. Altrimenti fatevi i fatti vostri su questo. Va bene, penso di aver detto un po' tutto, spero di avervi accontentato. Io vi lascio anche l'oroscopo settimanale, che è uscito venerdì, ma che chiaramente oggi lunedì tutti lo vedono, e rimango a disposizione di tutti. Un caro saluto.